Orazio Ruscica, presidente SNADIR, il sindacato dei docenti di religione. Siamo al Teatro Quirino, seconda parte della manifestazione iniziata con un presidio davanti al Ministero dell'Istruzione. Com'è andata? Diciamo bene come manifestazione, perché abbiamo mostrato al ministro che gli insegnanti di religione ci sono e sono contro la precarietà. Questa condizione davvero scandalosa, questa condizione che a breve la Corte di Giustizia Europea sanzionerà. Voi chiedete un aumento di organico che passi dal 70 al 90%, insomma in pratica chiedete più docenti. Diciamo semplicemente che i docenti attualmente che ricoprono la quota del 30% sono docenti in organico di diritto su posti vacanti e disponibili, quindi occupano dei posti dove non c'è nessuno, allora che vanno ad occupare? Pertanto noi diciamo che è ingiusto tenere questi docenti nella condizione di precarietà per norma di legge. Nessuno deve essere precario per norma di legge. Noi diciamo che l'aumento della quota, essendo organico di diritto, va aumentata da 70 al 90%, perché oggi nessuno di noi, nessun lavoratore deve vivere la condizione di precarietà. Noi siamo i precursori della precarietà futura. Voi chiedete comunque un concorso per i docenti con 36 mesi di servizio e poi chiedete anche lo scorrimento delle graduatorie del 2004. Chiedete la stessa cosa di tutti i docenti precari, esatto, con le vostre peculiarità. Esatto, noi chiediamo che non ci sia nessuna discriminazione nei confronti degli insegnanti di religione, perché ciò che è stato fatto con l'articolo 1 bis della legge 159/2019 è nient'altro che una palese discriminazione per motivi religiosi, e questo è inaccettabile. Noi chiediamo che ci sia lo stesso trattamento riservato ai docenti delle altre discipline, quindi coloro che hanno 36 mesi di servizio, e qui parliamo di docenti che non hanno solo 36 mesi di servizio ma hanno 10, 15, 20, 25 anni di servizio da precario. Allora, per questi docenti noi chiediamo una procedura straordinaria, non selettiva, e le graduatorie di questa procedura straordinaria non selettiva deve diventare poi graduatoria ad esaurimento. E la quota, come dicevo poc'anzi, della organico da aumentare nell'organico di diritto dal 70 al 90%.